Per il Partito Democratico, che sono felice di essere qui a sostenere insieme al nostro candidato alla presidenza della regione Friuli Venezia Giulia, Massimo Moretuzzo, i diritti sono un punto fondamentale. Tutti i diritti, diritti sociali, diritti civili che per noi sono inscindibili. Oggi è anche il giorno in cui persino il Parlamento europeo ha votato per esprimere preoccupazione sulla compressione dei diritti delle bambine e dei bambini delle famiglie omogenitoriali. Siamo scesi in piazza anche in queste settimane a fianco dei nostri sindaci per continuare a difendere i diritti di quelle famiglie. Così come siamo qui a parlare della centralità che il nuovo Partito Democratico vuole dare alla sfida del lavoro di qualità per rialzare i salari, il Paese d'Europa in cui i salari sono meno cresciuti, questo crea sofferenze alle famiglie, ma naturalmente limita anche i consumi, così come continueremo a insistere, nonostante le risposte negative purtroppo di Giorgia Meloni, sulla necessità di fissare una soglia di salario minimo in questo paese, così come continueremo anche qui in Friuli Venezia Giulia a insistere di non perdere la opportunità rappresentata dai fondi del PNRR, su cui già si segnalano dei gravi ritardi che il governo cerca di scaricare su precedenti governi oppure addirittura sull'Unione Europea. Avevano detto che erano pronti, insomma ci sembra che tanto pronti non siano, abbiamo chiesto al ministro Fitto di venire a riferire. È una questione che tocca l'interesse nazionale, noi tifiamo per l'Italia, vogliamo che quelle opportunità anche in una regione come questa siano gestite per creare nuovo lavoro di qualità e buona impresa. Questa è la prima elezione con lei segretaria, una regione se vogliamo piccola, però insomma forse qualcuno si aspetta un effetto Schlein anche sul Partito Democratico qui e anche sul candidato Moretuzzo. Questa non è una regione piccola, è una regione importante che ho la fortuna di conoscere per avere avuto anche l'onore di rappresentarla come parlamentare europea in passato. Credo che ci sono molte sfide che riguardano questa regione e che sono molto in linea con quello che noi portiamo avanti da quando sono finite le primarie. Una piattaforma che mette al centro la dignità delle persone, la qualità del lavoro e anche il rispetto del nostro pianeta. Anche da questo punto di vista qui ci sono molte sfide che ci attendono e noi continueremo così, insomma. Sono felice di essere qui, non potevo mancare in questa prima importante sfida regionale da quando ci sono state le primarie, ma devo dire che non partiamo da zero qui, partiamo da un lavoro di radicamento del territorio e di presenza importante, capillare del Partito Democratico, ma fieri di essere al fianco di una persona che con la sua credibilità e con il suo attaccamento a questo territorio ha saputo costruire intorno a sé una coalizione molto compatta e molto articolata. Quindi per me è un grande piacere essere qui a dare una mano. Operazione Verità sul PNRR, poi parlate di codice degli appalti e della loro mafia. Devo dire che sono rimasta molto colpita dall'attacco sfrenato oggi al presidente dell'ANAC, che dice cose che l'ANAC ha il dovere di dire, che dice da tempo peraltro, non solo da questi 5 mesi, cioè che bisogna fare molta attenzione ad alzare in questo modo smodato le soglie e quindi ad abbassare le tutele e i presidi di legalità sugli appalti. Noi pensiamo che invece proprio oggi che arrivano risorse significative per il paese bisogna invece continuare ad insistere sulla massima trasparenza. Siamo peraltro nell'epoca della digitalizzazione, della trasformazione digitale, quindi si può trovare un equilibrio corretto tra la semplificazione delle procedure per avvicinare pubbliche amministrazioni, imprese, cittadini e cittadini. Naturalmente lo si può fare senza però rinunciare a presidi importanti di legalità. L'attacco che stanno facendo da parte di questo governo al codice degli appalti ci preoccupa molto in prospettiva per il paese. Sul PNRR, come dicevo, abbiamo chiesto al ministro Fitto di venire a riferire in aula perché stanno parlando tutto fuori che di questo. Insisto, è una questione di interesse nazionale. Il PNRR non è patrimonio di nessun partito o forza politica, non è patrimonio solo del governo, anzi, come si suggerisce anche da parte europea, è bene coinvolgere nella sua attuazione sia il Parlamento che tutte le parti sociali, tutti gli stakeholder del territorio. Questo stiamo chiedendo, di venire anzitutto al Parlamento a dirci qual è lo stato di attuazione dei progetti e quali modifiche questo governo sta chiedendo ai progetti, perché è evidente che da quelle modifiche si rischia anche di perdere ulteriore tempo. Ha avuto modo di conoscere Moretuzzo? Può essere un laboratorio per il resto del paese? E sono felice, come dicevo, che attorno a Moretuzzo e alla sua credibilità si sia costruita una coalizione ampia che prevede anche il Movimento 5 Stelle. Ci saranno anche gli altri scenari amministrativi, delle altre amministrative della tornata che poi avremo a maggio, dove costruiremo alleanze di questo tipo. Ma ripeto, le alleanze per noi si costruiscono sulla base di un progetto, in questo caso un progetto per il futuro
della regione Friuli Venezia Giulia, di quali sono i suoi bisogni specifici, i bisogni della sua comunità e dei suoi territori. In ogni posto noi ragioneremo così, non faremo alleanze a tavolino, a scatola chiusa tra gruppi dirigenti, ma cercheremo di trovare insieme dei punti di convergenza che possano migliorare la qualità della vita delle persone e anche del pianeta. Ha avuto modo di conoscere Moretuzzo? Come no, e la sua fama peraltro la conosco da molti anni, quindi sono felicissima che oggi sia il nostro candidato e sono felicissima di essere qui a sostenerlo. Ormai c'è lei all'opposizione e me lo dico, come presidente del Consiglio d'Italia, diventa un partito maschilista, c'è una speranza per il nostro paese? Beh, sicuramente speriamo che questo dimostri che c'è bisogno di più presenza delle donne come leadership, ma ho spesso sottolineato che non sempre una leadership femminile è utile alle altre donne se sceglie di non battersi per migliorare le condizioni di vita di tutte le altre donne. È il motivo per cui siamo preoccupati che ancora manchino le risposte su Opzione Donna, è il motivo per cui continuiamo a insistere che in questo paese servirebbe un congedo paritario pienamente retribuito di almeno 3 mesi, come l'hanno fatto in Spagna, perché quella è una misura che sosterrebbe fortemente l'occupazione femminile, e da questa maggioranza per ora non abbiamo visto ancora passi in questa direzione, anzi hanno deciso di colpire le donne sulle pensioni, è come se non sapessero che il dato italiano ed europeo segna un divario pensionistico che svantaggia enormemente le donne, quindi c'è ancora molta strada da fare. Grazie.